Siamo qui col presidentissimo Vito Lopieno. Presidente, che gara è stata? Abbiamo chiuso la stagione con una vittoria e l'abbiamo ripresa con una vittoria. Questo è fondamentale dopo gli sforzi fatti dalla vostra società per fare una C2 di grande livello. Sì, diciamo che lo sforzo è comunque di tutti, quindi vostro primo, che riuscite a darci veramente una grande mano e grande visibilità, quindi un particolare ringraziamento sicuramente a Telemia e in prima persona a te che ci hai veramente messo il cuore in questo evento sportivo, quindi il calcio 5 che a Soverato era veramente sconosciuto. Poi ringraziamento sicuramente alla famiglia Perri che è sempre presente. Niente, cosa dire? Sì, quest'anno abbiamo voluto iniziare un campionato sicuramente con prospettive molto alte, quindi non neghiamo che la squadra che è stata quest'anno costituita è per sicuramente fare un campionato di alti livelli, quindi non ho la presunzione di dire per vincere, ma sicuramente faremo la nostra bella figura. Cosa dire? I ragazzi sono stati fenomenali, straordinari, quindi l'innesto di sicuramente Ranieri, Stagliano, molti altri, quindi hanno veramente, sono stati il valore aggiunto di questa strada, che è legati alla classe di Donato, Cortese, ma di tutti veramente. Stasera in modo particolare un elogio va anche al barissimo Basile, al portiere che veramente ha fatto grandi cose. L'Icaro sicuramente è una bellissima squadra, quindi squadra di categoria, salita come l'anno scorso, noi l'avevamo già vinta due volte, quindi questo è quanto a livello tecnico. Io corre l'obbligo di ringraziare veramente la cittadinanza di Soverato, quindi l'amministrazione comunale in primis. Vedere il palazzetto gremito così non mi era mai capitato veramente di vederlo, neanche in categoria di altri sport di categoria più alte, quindi un grazie veramente a tutti i ragazzi e a quanti si stanno avvicinando a questo sport. Un ringraziamento particolare ai ragazzi, mi puoi aiutare tu, ai giovani, all'under 20, under 19, ora non so, ecco, questi ragazzi che inizieranno il campionato con noi. Verrà anche se molto seguita l'Under 18, non tralasceremo nulla quest'anno, ovviamente, anche se non ci possiamo essere a livello di cronaca, comunque verranno fatti molti pezzi per quanto riguarda articoli, verrà molto seguita questa squadra perché è il vivaio di questa società. Sì, sicuramente, quindi io a questi ragazzi gli daremo una mano tutti assieme, quindi anzi invito la cittadinanza a seguirli al palazzetto perché è importante, loro saranno il futuro dello sport a Soverato. Io concludo l'intervista dicendo che questa vittoria possa essere d'auspicio a tutte le altre squadre di Soverato affinché possano affrontare i campionati di alto livello e che Soverato rinasca veramente con questa amministrazione comunale, quella che era la Soverato di una volta. Quest'estate sicuramente è stata una bella stagione estiva, quindi speriamo che lo sport possa veramente far rinascere Soverato la perla dello Ionio. Presidente, io la ho una volta / due volte l'anno, quindi mi permette di fare le altre due domande velocissime. La prima, ovviamente noi siamo stati inseriti nel girone di Reggio, se non ero, quindi ovviamente lì è molto caldo il pubblico, noi dovremmo andare a fare molti punti fuori per poter comunque essere nelle zone alte della classifica a fine anno. Ovviamente questo dice che le partite in casa che giocheremo noi, il supporto del pubblico sarà fondamentale, quindi quale bella occasione per far vedere, oltre questa cornice di pubblico, ancora più persone che possono venire al Palasport Franco Scoppa. E l'ultima domanda, se vuole mi può rispondere tutte e due contemporaneamente, sentivo i rumors, si parlava di quest'estate di un suo avvicinamento, di suo ingresso per quanto riguardava il Soverato nel calcio a 11, è stato molto detto da male lingue, da male voci, che a me non piace commentare, però una domanda personale che le volevo rivolgere, il fatto del suo, col fatto del Soverato calcio a 11, che lei potesse un po', come dire, tralasciare questa società nata, ricordiamo, a tre giorni del termine delle iscrizioni l'anno scorso per quanto riguardava questa Serie D. Come può commentare queste voci lei? Darà lo stesso impegno, come classico e si sa che sarà così, ma lei ovviamente questa squadra ce l'ha nel cuore, non può abbandonarla con tutti gli interessi che lei può avere. Allora rispondo alla prima, certo, invito tutto il pubblico a seguire la squadra del Soverato Calcio 5, anche perché è la squadra dei ragazzi del Soverato, come dicevi tu prima, è nata da un'idea di Giovanni Matacera l'anno scorso, è subito messa in campo a tre giorni prima e il risultato è stato quello che è stato. Ci abbiamo vinto tutte le partite possibili e immaginabili, quelle che sono perse per i motivi che tutti conosciamo. La seconda è sicuramente una domanda un po' più impegnativa. Non si è fatto il mio nome come presidente del Soverato Calcio 11, però posso confermarlo
oggi a questa intervista, sono il presidente del Sodalizio Calcio 11, ma dimissionario. Dimissionario perché niente, a me piace la trasparenza, piace l'onestà intellettuale, auguro al mio successore, che non so chi sarà, e faccio gli auguri alla presidente, alla dottoressa Santaguida, alla futura presidente e alla dirigenza, veramente i miei più grandi in bocca al lupo. Non ho condiviso alcune scelte di società, anche perché io sono un Soverato DOC e come tale pretendevo che tutto il calcio di Soverato ad 11 venisse gestito a Soverato. Perdonatemi, ma questa è la mia idea. Sono di Soverato e porto avanti solo i colori della mia città. Siamo qui con Michele Marulla, allenatore in seconda dell'Icaro. Michele, che partita è stata? Siete partiti benissimo, come si sa, dall'anno scorso a voi è molto difficile segnarvi. L'anno scorso avete vinto il nostro girone comandando un campionato dall'inizio alla fine. Che partita è stata quest'oggi? Beh, oggi è stata una partita difficile, anche perché rispetto all'anno scorso insomma abbiamo cambiato abbastanza, perché c'erano tanti elementi nuovi che abbiamo inserito quest'anno, quindi purtroppo nella preparazione abbiamo avuto un po' di defezioni sia per problemi fisici che per problemi di lavoro, quindi non abbiamo potuto lavorare tantissimo sulla squadra, quindi abbiamo fatto di necessità virtù, chi è stato in campo ha cercato di fare il meglio che poteva. Ovviamente nel primo tempo, finché fisicamente siamo rimasti in partita, si è visto che abbiamo difeso insomma in maniera ottimale. Il Soverato insomma l'abbiamo messo in difficoltà. Nel secondo tempo obiettivamente è venuta fuori la migliore condizione fisica del Soverato, che poi ci ha messo in difficoltà dal punto di vista proprio dell'approccio mentale, perché nel secondo tempo siamo stati un pochino più, come dire, ci siamo fatti un po' prendere dall'ansia, anche perché dopo il pareggio pensavo che la squadra reagisse diversamente, invece purtroppo poi abbiamo subito il 2-1, a quel punto la squadra si è un po' disunita, però insomma sono contento perché soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto vedere che il lavoro sta pagando, poi nel secondo tempo abbiamo pagato problematiche che spero per il campionato non si ripropongano più. Quello che le volevo dire è che ho visto, a differenza dell'anno scorso, anche se l'anno scorso non è che c'erano così grandi giocatori di così alta età, ovvero giocatori, quelli che io considero anziani, classici vecchi di questo campionato, un grande tasso di esperienza nella sua squadra. Sì, oggi quest'anno abbiamo puntato anche sull'esperienza, prendendo elementi come il capitano Luca Marullo, come Dario Lamerato e Filippo Cipparrone, che sono giocatori che hanno fatto la storia del calcio 5 qui a Catanzaro. E l'abbiamo fatto proprio per far crescere il gruppo, perché comunque la nostra è una società che insomma ha militato sempre in Serie D, e quindi obiettivamente facendo il salto di categoria dovevamo puntare anche sull'esperienza per cercare di far crescere un po' tutti. E l'obiettivo è questo, e ho visto che soprattutto nel primo tempo i ragazzi dell'anno scorso hanno recepito ciò che stiamo cercando di insegnargli. Però ancora c'è tanto da lavorare, perché per quanto i ragazzi più grandi siano bravi, anche quelli del vecchio gruppo ancora si devono adeguare ai nuovi ritmi, a nuove giocate, nuove situazioni, e quindi insomma stiamo lavorando e ripeto, spero che per l'inizio di campionato ci si possa trovare in una migliore condizione sia fisica che mentale, perché anche questo conta, quindi la C2 lo sappiamo che è difficilissima, quindi ce la metteremo tutta per cercare di salvarci, che è l'obiettivo, quello che insomma ci stiamo prefissando. Le volevo fare un'ultima domanda, siccome lei siete inseriti nel girone del Cosentino, se non erro, quindi non vi scontrerete con noi, e l'augurio nostro era quello di rincontrarci nuovo, visto il grande campionato che sia voi sia noi abbiamo fatto l'anno scorso. Ovviamente l'obiettivo della vostra squadra, ma lei me l'ha appena anticipato poc'anzi. Sì, noi obiettivamente purtroppo anche come parco giocatori abbiamo cercato di prendere tutto ciò che potevamo, i giocatori che erano a disposizione, insomma abbiamo preso Leone, Sestito, insomma giocatori che comunque in Serie C hanno già giocato più di una stagione. E obiettivamente però sulla carta, a parte la difficoltà del girone A, è comunque è chiaro che la nostra squadra non può non puntare alla salvezza. Tranquilla, poi diciamo dopo aver fatto un campionato di buon livello speriamo poi negli anni successivi di incrementare anche il livello del tasso tecnico e della squadra e magari puntare anche a qualcosa di più. Per quest'anno diciamo l'obiettivo è assolutamente la salvezza.